con Francesco Buglio, tecnico del Casale. Mister, come si commenta questa partita, al di là del fatto che ovviamente il Casale porta a casa tre punti importanti per la propria classifica, per il proprio cammino, però avanti 3-0, poi il Bra, nonostante l'inferiorità numerica, riesce a rimettere in carreggiata la partita, Casolla che ha anche l'occasione, in quel caso il vostro portiere è stato veramente bravo, una partita un po' pazza la si può definire. Ma io direi pazza da parte nostra, perché abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla 4-0, perché già il 3-0 già penso che sia sufficiente. Poi sicuramente ci aspettavamo la reazione del Bra, però sono venuti subito calci di rigore. Chiaramente abbiamo fatto una lettura sbagliata in quel senso lì, però non penso che ci siano dubbi sulla vittoria del Casale. E nel complesso un Casale che comunque per larghi tratti, appunto, come adesso ha detto lei, ha dimostrato di avere un buon palleggio, di saper imporre il proprio ritmo, quindi insomma un Casale che continua il trend positivo di queste ultime tante settimane. Sì, diciamo che noi abbiamo di fronte alla società che ci ha messo a disposizione questa rosa importante di fare tutte le domeniche queste prestazioni qui. È chiaro che vogliamo soffrire un po' meno, perché qui chi c'è il cuore debole diventa un problema serio veramente. Però devo dire che i ragazzi hanno meritato, hanno fatto una partita importante, hanno creato tantissimo. Sapevamo che loro c'erano dei giocatori importanti, uno l'hai nominato te, Casolla, e stavamo sempre attenti. Insomma, il nostro portiere ha fatto un grande intervento alla fine, un 2001, orgoglioso di questo ragazzo, Thaler, che è tre anni che fa il portiere, che ha iniziato a fare il portiere, quindi i meriti vanno anche al nostro preparatore Brancaccio, che sta facendo crescere questo ragazzo. Auguro al Bra, come ho sempre detto dall'inizio, di salvarsi, perché ha un allenatore preparato, ha dei giocatori importanti. È stato l'inizio che chiaramente hanno fatto male, però il complesso era da playoff o a zone alte.